ma che cos'è? È la pietra. Porca miseria. Ma chi di voi la fece? Io te lo lui dico. Lui che scolpì il ceppo, si dimenticò un frammento. Meravigliosa. Cocchetta la porto, perché sennò sembra che siamo in un'altra nazione. La Portabilos, via, arrivederci. E la pietra torna a Madonna del Piano, anzi va a Madonna del Piano. Vediamo le operazioni. Considerate le previsioni del tempo, che ci sarà aumento di vento, il professore non può rischiare, quindi un po' lasciamo, intanto lasciamo tutta, butta, bravo, bravissimo. Questo è quello che si fa quando si va in montagna, soprattutto per alleggerirci, si butta tutto e ce ne andiamo. Bravissimo. Un po' di cose sporche. Le tasche. Bravo. Quella no, perché niente di che. Va bene, direi la plastica sì, perché la carta diventa biodegradabile e non si vede più, invece la plastica resta per anni. Bravissimo. Va bene, pulizia dello zaino, gli occhiali li rimette dentro, si zavorra e si riparte. Era 57, 58, 59, il 60, quindi insomma diciamo che la nostra missione impossibile ancora non è finita. Il meglio deve arrivare, perché ok, quindi la grotta com'è? È scivolosa. Ah, bene. La missione impossibile è diventata possibile, ci troviamo all'ingresso della grotta. Il professore che dice? Vediamo un po'. Comunque ci stiamo attrezzando per entrare. Come i grandi escursionisti attrezzati, ci siamo dimenticati la lampadina. Però caschetto anche l'abbiamo lasciato, e andarlo a prendere è un'impresa. Le corde sembravano superflue, ma in realtà adesso serviva tutto. Comunque, essendo comunque tenaci e topini randaggi più che ratti, cercheremo di organizzarci nel migliore dei modi senza farci soprattutto male. Aspetta, prendiamo quello che ci abbiamo, no? Un attimo, cominciamo l'ingresso. Ci vediamo più dentro.